Naturalmente non le sfuggirà, adesso che è un tema che lei conosce bene, che per i vicentini questo emendamento potenzialmente ha più che un nome e un cognome, ha un santo e poi un nome, cioè San Silvestro, nel senso che da 9 anni, dal 2012, quindi al terremoto dell'Emilia, lo studentato, l'unico studentato della città è di fatto inagibile. Da sempre è stato detto che l'ESU non aveva le risorse in quel momento per sistemarlo, per adeguarlo, dopodiché che una città importante come Vicenza per 9 anni resti uno studentato inagibile è già di per se stesso non accettabile. La domanda è, siccome ci ha appena detto che ci sono importanti risorse che arrivano dal PNRR su questo, se ci sta dando la garanzia e se ci sta dicendo che quelle risorse ci sono anche per San Silvestro e quindi in questo caso questo emendamento può anche avere relativamente senso, in caso contrario questo emendamento invece diventa necessario. Grazie.